pur... Ehi! E non si vede! No! Ah! Cacchio! Ma Nico! Matteo! Nonna, stiamo andando a Milano! Ma vaffanculo, tu in Milano! Ciao ragazzi, grazie per i 700.000 iscritti, è un traguardo veramente importante per me, quindi grazie mille a tutti quanti. Oggi siamo qui in un video molto ma molto speciale. Come sapete, i video delle macchine ve li porto ogni tantissimo perché sono video molto complicati da fare, che richiedono un sacco di impegno, un sacco di organizzazione e un sacco di cose extra che vabbè non vi sto a dire, quindi richiedono veramente tanto impegno e sono più speciali rispetto ai video speciali che faccio. Quindi io spero apprezziate l'impegno, quindi vorrei arrivare, non so se ci arriviamo, ma almeno superare i 30.000 mi piace. Vediamo se riuscite a farne di più. Però oggi siamo qui in un video assurdo, è la prima volta che faccio una cosa del genere. Come vedete dal titolo, è uno scherzo la notte. Non è molto facile da trollare, quindi io probabilmente prossimamente le farò altri scherzi, magari che consigliate qua sotto nei commenti. Oggi ho deciso di farle credere che avevo comprato questa BMW M3 E92 da 400 e passa cavalli. Voglio troppo dilungarmi con la intro, ma le nonne di solito hanno dei pallini in testa del tipo non fumare, non buttare via i soldi. E quindi ragazzi, io per questo video ho buttato via 40.000 euro e passa. Quindi la nonna è incazzatissima per questa cosa. Buongiorno, oggi è domenica e stiamo andando a Torino con la nonna e il nonno e Vin Diesel, c'è anche Vin Diesel. Saluta Vin Diesel. Nonna, lo sai, non per andare al museo egizio, ma scoprirai presto. Adesso andiamo a Torino e vediamo. Io la casa non la voglio comprare. E perché? Devo comprare prima un'altra cosa. Cosa? Adesso andiamo a Torino e vedi. Cosa? Cosa devi prendere? La macchina? Ma tu no. Sei pazzo. Ma scusami, ma qual è il tuo problema con la macchina? Non ho problemi, ce l'hai la macchina. Questa macchina puoi arrangiare ancora, e sì, non rompere le scatole. Sì, 23 anni, però la zitta la tiene da 17 anni, cacchio, E fai che cazzo vuoi. Papà era d'accordo? Ah, beh, tuo padre è sempre d'accordo. E ormai il danno è fatto. E tu mi porti per comprare la macchina? Secondo te perché sta andando a Torino? Per andare a vedere la macchina. Ma non ci vengo proprio. Ma perché un treno me ne vengo? Il papu. Ciao papu. Chi è questo papu? A Torino ci sono dei miei zii, quindi nel mentre che andavamo a Torino siamo passati anche a pranzo dai miei zii e i miei cugini. E qui ho registrato con una telecamera nascosta il mio telefono, nascosto, però ce l'avevo in tasca, e registravo la nonna che si incazzava perché abbiamo fatto una specie di riunione di famiglia. Cioè questa cosa qui che ho comprato, la macchina sportiva, la nonna è rimasta proprio qui e non gli andava giù, e quindi si è creato tutto un dibattito all'interno della famiglia, e quindi abbiamo iniziato tutti a litigare, no? Io ho ripreso tutta sta scena, però raga, oggi ho rosicato mentre montavo questo video. Praticamente vado a prendere il telefono, vado per trasferirmi i tre file, perché erano tre video registrati durante un litigio, ma i file sono corrotti. Siamo arrivati qui al circuito, la nonna non sa ancora nulla, sa solo che appunto adesso stiamo aspettando la macchina che appunto ho comprato, però veramente prima di comprarla... Sei contrariata? Ma per forza. La proviamo, se ci piace torniamo a Milano con la macchina. No, torna te da solo. No, nonna, quando facciamo il video fai finta di essere contenta. Cazzo, no, perché devi pensare prima a quello che ti ho detto. Perché? I soldi bisogna stringerli. Sei proprio incazzata, eh? Sì, sono incazzata, ma lo stomaco mi hai fatto avvelenarmi. Per una volta non ho un desiderio che c'avevo io. No. Ma perché no? Vabbè, guarda, comunque adesso mi incazzo di più. Dio, com'è la situa? Praticamente Marco deve cambiare la macchina. Che è successo? Lui vende questa, me la vende a me. Oggi torniamo a Milano con questa. La targa tedesca. Esatto, ho la targa tedesca, quindi le multe non arrivano. Praticamente io l'ho già acquistata, ci siamo già dati i soldi. Dopo Marco ci scambiamo i documenti. Ok. Dico, adesso devi provare la macchina e vedere se ti piace. Io l'ho già vista. Ma l'ho provato prima. Ho visto. No, qua sul circuito. Ragazzi, il video sul circuito lo trovate sul canale di Marchettino. Nonna, sei contenta quindi di questo nuovo acquisto? Chi va piano va sano e va lontano. Con questa macchina non vai piano e non vai neanche sano. Eh no. È una macchina tedesca. È elettrico, non ce l'ha. Ah, scusa, non sono abituato a sta... Devo andare indietro perché è troppo moderna questa macchina. Mamma mia. Ti piace? Sì, A Milano, facciamo il giretto, nonna. Sì, dove andiamo? Torno per... Bella. Guarda, ma adesso è silenziosa, prendi il telecomandino. Valvole aperte? Oh, vaffanculo, mamma mia, è peggio da... Questa è la macchina che ci ha venduto Marchettino. La nonna è contenta? Diciamo.
me la sento di andare. Facciamo questo patto. Se ti piace e ti diverti, la prendiamo. Se non ti diverti, gliela lasciamo. Va bene, io non mi diverto e la lasciamo. Ci divertiremo un mondo. Sì, a ridere te. Se tu lo chiami Marchettino, che succede? No, me lo va a piangere. Ero Marco che andrei pianissimo? Certo. L'entrata della macchina è molto più semplice rispetto alla Ferrari. Bene, se ti tiro su, appoggiare il culo qua sopra e poi ti tiro su. Ma lui non fa così. Eh sì, ma lui è più giovane di te, no? No, 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 no. Sto dando. No, no, no. Strati. Oh, Madonna, è morto. Devi fare quello che ti dico. Come mi fate a te? Faccio cazzo. Però la guida in questo posto è un po' più... diciamo. Pericolato, vedi? Guarda un po' come va, va. Come un matto. Azzicalo dentro. Sta azzaccato. Cosa mi capita sto di foto qua? Per le compagnie di tutti i colori, guarda. L'ultima volta, eh. Ciao, addio. No, che addio, Che addio. Adesso la nonna proverà la BMW M3 in pista con Marchettino. Sarà un'esperienza assurda. Comunque trovate il video integrale sul canale di Marchettino, che trovate qui sotto in descrizione. Mi raccomando, stavolta non mi fare. Piano piano, Pianissimo. Oh, sì, oh. E quando arriviamo? Oh, basta, Marchettino, basta. Dai, adesso basta, dai. Aia. Oh, io a quello lì. Mi ha costretto. Vuol prendere tutto, ma adesso che cacchio di regalo che mi ha fatto? Dici, ma nonna, ti faccio un regalo. Cacchio il regalo, Madonna. No, no. E dov'è la pista? Sta. No, no, Marco. Ecco. Oh, Madonna, ma vaffanculo. Adesso ci fermiamo 5 minuti e poi rientriamo. Mamma mia, ma che cacchio mi ha detto a te? Questo è il regalo che mi hai fatto a 75 anni. Non fai morire prima. Oh, per carità, basta. Mi è piaciuto, cavolo, Oh, un cavolo, ma è non piaciuto. Non lo mai più? No, più. Tu mi fai morire. Questo è il regalo di 75 anni. A no. Farmi morire. Sì, questo è per te. La macchina è per me. Angula a te. Tua madre devi portare, non a me. Poi già che c'ero, ho detto, ma perché non provare anche io l'ebbrezza di poter sboccare su una BMW M3? Allora, ragazzi, la nonna è voluta scendere. Beh, abbiamo visto com'era il suo umore. Sì, no, era un po' scossa. Mi sto sentendo male. Urla che... Madonna santa! Ah! Questa la tagliamo. Perché il problema è che nell'autodromo ci sono i fonometri e per legge le macchine che girano non possono superare i 105 decibel. La mia macchina ne fa 140, forse qualcosa sì, di più. Quindi devo girare con le valvole chiuse e non sopra i 5000 giri. Ma no. Porca troia. Madonna santa, Madonna santa. Porca troia. Come fai a portare la tua ragazza in macchina? La tua ragazza... Ah, la tua ragazza sì. Come fa a venire in macchina con la 3, diciamo, ecco. No, perché ci ha messo un po' di tempo ad abituarsi al mio stile. Sì, di no, guida. È uno stile di guida un po' particolare. La sensazione è questa qua, ragazzi, ve la racconto. È come se io stessi ricevendo dei pugni nello stomaco ogni curva e devi resistere, tipo incontro di box. Però, ecco, un'altra domanda, ma che serve Gardaland quando hai una BMW M3 92? Com'è stato girare in pista su una BMW M3? Di traverso, mamma, tu. La macchina si girava con questa neve, con tutto questo ghiaccio. Ma che cacchio mi fai di regalo? Non ti è piaciuto tanto? No, come questo no? È il regalo che fai alla nonna, farmi crepare. Non ti è piaciuto? No. Lo rifacciamo? No, per carità. No. Perché? Cosa fai? Io non stavo scherzando. Ah, Marco ci lascia veramente la sua macchina. Va bene, è tutta la porta della Alice. Almeno la lasci lì. Il bonifico comunque mi è arrivato. Allora, il bonifico è arrivato. La targa adesso ci arriva tra 2 mesi. La targa italiana, perché e lui... Pagatillo, che te devo dire? Vabbè, comunque no, adesso soldi non ne ho. Ci giriamo le macchine. Sei contenta? Non ci credi? Vabbè, adesso tu torni a Milano con me e lui. La macchina nostra gliela lasciamo alla fidanzata. E fai che cacchio vuoi. E cosa gli devo dirti? No, io a me mi piace con le piccoline. Tu vedi che la macchina del nonno, io non ci voglio andare, io la voglio piccola. Piccola voi? Mi voglio stringere. Stringere. Si vuole stringere. Dobbiamo andare nella nuova macchina, non in questa. Ma che prodotto di cavolo, va. Vediamo a Milano, no? Va bene, forse arrivate prima di me. Ah sì? Date il piano. Entra, no? E come cazzo si faccio? Entra in macchina. Va, aspetti. C'è prodotto di cavolo. Dai, saluta Marchettino che andiamo. Ciao Marchettino.
Ma dove dobbiamo andare? Lui se ne va di là, perché? Ha detto che abbiamo cambiato macchina. Lo so che abbiamo cambiato macchina, ma dove dobbiamo andare? Tu, nonna? Non ti preoccupare, cioè Marchettino che se ne sta andando con la nostra macchina. Ciao! Andiamo, dai, noi andiamo. Oh, ma cos'è il pezzo? Te l'ho detto che se ne sta andando. Madonna, sento, mamma. No, Nicolò, no, Matteo, non andare forte, eh. Nonna, non ti preoccupare. Mamma mia, ma che... Tu perché non ti fidi di me? Io non so. Ma piano, eh. Andiamo a Milano, dai. A Milano? Ti ho detto. No, mica stavo scherzando. Ma no, ci dobbiamo mettere le cinture. E come cazzo devo fare qua? Sì. Sentiamo il rumore insieme. Ma vaffanculo, vai. Mettiamo la cintura, vai. Non ti piace questa macchina? No, non mi piace. Dai, dammi a me che così almeno tu guidi. Andiamo a Milano? Andiamo, dai. Mamma mia, ma quanto... Ma oggi proprio ce l'hai con me. E quello va. Ah, Madonna santa, dai. Ma pure... cacchio. Ma Nico, Matteo. Nonna, stiamo andando a Milano. Ma vaffanculo, tu a Milano. Fammi scendere, dai. Non ce la faccio più. Madonna. Ma Nico, ma hai visto? Senti, io esco dalla macchina. Madonna. Ma tutto a me mi capitano sti cazzo da fatto. Alla vecchiaia, io devo andare shime. Non so. A pussacù. Non vuoi la, non la vuoi questa macchina? Non la voglio, però. Ormai l'ho comprata. E vaffanculo tu e te. Allora, nonna, era tutto uno scherzo. Ah, uno scherzo? Sì. Tra te e Marchettino, guarda, vi andava, vi cacava, tutte e due. Marco, la nonna è impaurita. Perché io non riesco. Non riesce. Non, vieni, vieni qua, non riesce più ad andare avanti lui. Ok, torno subito. Ma guarda un po', cosa mi capita con questo nipote qua? La macchina di Marco, rimane a Marco, non lo so, schifo di macchina. Che schifo, che è? Chi te l'ha detto che è schifo? Prima di permetterci prima o poi una macchina del genere. Dai, a guadagnare tanti soldi così. Su un buon prezzo. Però devi portarla, non è in pista tutte le settimane. Allora, no, tutte le settimane ci compriamo la macchina? No, facciamo così? No, la nonna se ne va all'altro mondo così. Comunque, nonna. Allora, stamattina mi ha fatto tutto quel discorso lì. Eri incazzatissima e tu non te ne sei accorta? Cosa ho detto? Ma mentre tu mi insultavi, facevi, io avevo la telecamera qua e ti riprendevo in faccia che eri incazzata nera. Ok, e proprio questi erano i file che ho perso. Ho rosicato veramente troppo. Comunque, ringraziamo Marco per aver portato la nonna su una BMW M3 e ha portato anche me. Io sono rimasto male. Nonna, sei rimasto male. Nonna, tu hai vomitato? No, sto bene, ancora. Sto bene. Allora, com'è che devi dire? Marchettino, Marchettino. O non Marco, perché se dici Marco, cosa succede? Va forte poi, Se dici Marchettino? Marchettino va bella lontana. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate sul canale di Marchettino perché troverete il video della nonna in integrale in pista. Per mettere oggi un po' di bip però, Sì, perché è andato non so che... tutti i colori. Non ho sentito che cosa ho detto, però me lo immagino già. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per trasformare il suo canale in una BMW M3 e noi ci vediamo in un prossimo video. Woo!